Ci troviamo a Varulo, nel piccolo comune di Lacquameno, ai piedi bagnati del piccolo promontorio di Montevico, abitato un tempo da Greci e Romani. Siamo esattamente nella spiaggetta di Varulo, che dal latino orzaioli. Il tufo verde rende unica questa spiaggia, colorando i fondali e le pareti a strapiombo che affacciano sul mare. Un tempo ci si poteva arrivare a piedi, oggi solo attraverso l'ausilio di barchette a remi. Non è una spiaggetta balneabile a causa della sua fragile costituzione altamente friabile. È sicuramente una delle mete più ambite dai natanti di tutto il terreno e dei passanti che si fermano in rada per passarvi la notte. I fondali di questa meravigliosa baia sono per lo più fatti di posidonia, rocce vulcaniche, con piccole dune di sabbia che rendono questo scenario unico nel suo genere. Gli unici abitanti di Varulo sono coloro che stridulano dall'alto e boccheggiano dal basso, i gabbiani e i suoi abitanti marini. Possiamo trovare in questo mare paguri, oloturia, murene, polpi, avannotti di ogni genere, meduse, stelle marine, granchi e molluschi gasteropodi. Per non parlare degli isopodi che vivono realmente a stretto contatto con il mare, nascondendosi nella posidonia spiaggiata o tra gli scogli affioranti. La vegetazione è ricca di canneti, finocchietto di mare, elicrisio, capperi e tutto ciò che riguarda la macchia mediterranea. Qualcuno la chiama spiaggetta delle monache, confondendola con quella adiacente che si trova subito dopo di fianco all'albergo della regina Isabella. Chiamata monache per le due più accreditate notizie, cioè un bagno delle religiose lontane da occhi indiscreti o per la presenza abbondante ai tempi della Aplisia di mare, un nudibranco chiamato lepre o monaca di mare. Troviamo all'interno di essa due grotte di un tufo più solido e si può intravedere anche un'antica fornace romana, con ancora i resti di alcuni cocci di vasellame lavorati ai tempi che furono. A causa però delle troppe visite annuali da parte di mezzi pesanti, questo habitat sta soffrendo. La colpa è di un ancoraggio selvaggio e di un uso eccessivo di saponi e detergenti rilasciato dalle stesse imbarcazioni. Per un lungo periodo questa spiaggetta ha ospitato i pescatori della tonnara di Lacquameno, che fino al 1950, con l'avvento di Rizzoli, era ancora operativa. Si raccontano tante storie di balenotteri spiaggiati, di sirene e anche di turisti mai più ritrovati a causa dei pesci grossi che passavano in questo luogo. Gli abitanti di Lacquameno tengono particolarmente a questa spiaggia ed è per questo che la rispettano, ripulendola anche d'inverno da tutte le plastiche che spiaggiano quotidianamente. C'è addirittura chi si è tatuato lo scorcio di questo meraviglioso paradiso. Ed è per questo che vi chiediamo di aiutarci a preservarlo.